Ciao a tutti, io sono Bruno Faccini e sono Paolo Niccolò Giubelli dell'occhio del fotografo.com. Benvenuti alla quarta puntata del nostro videocorso di fotografia. E prima di cominciare, però, come al solito, rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice, Giulia, che ci ha chiesto su Facebook se si riesce a fare una foto ad una fontana di notte. La domanda è molto interessante perché dimostra che la nostra lettrice ha seguito bene le puntate precedenti. Si può sicuramente fare la fotografia ad una fontana di notte, però il problema è che anche aprendo molto il diaframma o alzando molto il valore dell'ISO, sicuramente si dovranno usare dei tempi molto lunghi per l'esposizione, per avere un'adeguata illuminazione, quindi verrà l'effetto seta. Quindi se quello che volevamo fare era bloccare l'acqua, usando quindi dei tempi pari a un millesimo di secondo o anche meno, è necessario usare delle fonti di illuminazione esterne, altrimenti non ci si riesce. Tra l'altro nemmeno il flash, di cui non parleremo in questo corso perché è un argomento molto più avanzato di quello che si può pensare, non andrebbe bene, perché generalmente consente di fare foto non più veloci di un 250esimo di secondo. Bene Bruno, di che cosa parliamo oggi? La puntata di oggi andremo a concludere il discorso relativo all'esposizione. In particolare ci occuperemo di diaframma, cioè quel dispositivo che va a regolare la quantità di luce che passa attraverso il nostro obiettivo. Tenete presente, vi ricordate l'esempio della vasca, che nella precedente puntata abbiamo agito sul tempo di scatto come parametro, quindi andando a regolare la quantità di tempo che il rubinetto resta aperto. Invece questa puntata sarà centrata sull'apertura appunto del diaframma, quindi la larghezza del nostro canale. Questo ci permetterà di mettere in mostra e di analizzare gli effetti che questo parametro andrà a produrre sulla fotografia finale. Vediamo subito un'immagine che, messa a confronto insieme a un'altra, vi darà una chiara idea di quello che può succedere agendo su questo parametro. Nelle due immagini che vedete abbiamo due effetti molto differenti. Infatti in quella di sinistra notate che solamente il foglio numero 2 è chiaramente a fuoco, mentre l'1 e il 3 sono molto sfocati. Quella di destra invece ritrae tre fogli completamente nitidi, chiaramente leggibili. L'unica differenza tra le due immagini è l'apertura del diaframma. In quella di sinistra è pari a f1.4, mentre in quella di destra è molto più chiusa, cioè f11. Questo esperimento vi fa capire immediatamente che agendo su questo parametro, quindi l'apertura del diaframma, andiamo a regolare la quantità di oggetti che sono a fuoco all'interno della nostra foto. Questo fenomeno in gergo si chiama profondità di campo. Quando noi andiamo infatti a mettere a fuoco una distanza particolare, avremo che spostandoci in avanti e indietro rispetto a questo punto che abbiamo messo a fuoco, avremo degli oggetti che via via saranno più sfocati. La fascia di spazio che ci fa percepire questi oggetti in maniera nitida è quello che si chiama profondità di campo, e più il diaframma della nostra fotocamera è chiuso, più avremo che sarà grande questa profondità di campo, avremo più oggetti completamente nitidi al nostro occhio. Capite bene quindi che se c'è poca luce nel vostro ambiente potete compensare aprendo un po' il diaframma, aiutando quindi la fotocamera a raggiungere la corretta esposizione, al prezzo però di diminuire la profondità di campo. Bene, adesso vedremo un esempio in studio, però prima vi vogliamo introdurre ad un'altra modalità di utilizzo della fotocamera che si chiama priorità di diaframma, che è indicato dalla sigla AV sulla vostra Canon, dalla lettera A sulla Nikon e, per quanto riguarda le altre marche, fate riferimento ai manuali delle vostre reflex. Questa modalità è utile quando volete avere il pieno controllo della profondità di campo. Infatti vi basterà inserire il valore di apertura del diaframma desiderato e sarà la fotocamera a calcolare il tempo di scatto più corretto per avere una foto esposta correttamente. Vi dico che per esperienza nel 99% dei casi vi conviene scattare o con questa modalità o con la modalità TV che abbiamo visto nella precedente puntata. Questo perché vi è sufficiente scegliere quale dei due parametri, cioè tempo o diaframma, è quello più importante per voi e lasciare che sia il computer della fotocamera a calcolare il valore giusto dell'altro parametro. Bruno, che esperimento hai preparato oggi? Oggi cercheremo di riprodurre l'effetto che abbiamo visto poco fa e cercheremo di spiegarvi come gestire la profondità di campo all'interno di una foto. In particolare ci serviremo della modalità AV o priorità diaframma.
Il primo esperimento di oggi è mirato a riproporre lo stesso effetto che vi abbiamo fatto vedere all'inizio della nostra puntata. Per farlo quindi abbiamo messo una tastiera sul nostro set e che tutti avete a casa, quindi sicuramente potete riprovare questo esperimento. Scegliamo la nostra modalità di scatto priorità diaframma, indicata dalla lettera AV, e impostiamo ad esempio un'apertura pari a F4. Cerchiamo ora di mettere a fuoco l'altezza della lettera I e scattiamo. Come vedete dalla foto che abbiamo scattato, le uniche lettere ad essere a fuoco sono la I e la U, che è la larghezza della profondità di campo. A questo punto cerchiamo invece di aumentarla il più possibile, quindi per esempio andando a mettere F16, mettendo sempre a fuoco all'altezza della lettera O. Scattiamo. Ecco, ora vedete che tutte le lettere della tastiera sono chiaramente leggibili e messe a fuoco. C'è però un altro fattore che incide sulla profondità di campo, oltre all'apertura del diaframma. In particolare è la distanza che c'è tra la nostra fotocamera e il soggetto che stiamo mettendo a fuoco. Vediamo un esempio pratico. Vediamo che Paolo si è spostato davanti a un armadio vicino a una pianta. Adesso proviamo a chiudere il nostro diaframma a F5-6 e proviamo a mettere a fuoco più o meno i suoi occhi e a scattare, tenendo conto che si trova a una distanza dalla nostra fotocamera di circa 2 metri. Vedete che l'immagine mostra la faccia di Paolo chiaramente a fuoco e si riesce a capire piuttosto facilmente anche qualche dettaglio di quello che c'è dietro Paolo, quindi l'armadio, la pianta sono chiaramente visibili e si riesce a vedere anche qualche dettaglio. Proviamo a vedere cosa succede adesso lasciando inalterate le impostazioni della nostra fotocamera e facendo avvicinare Paolo alla nostra camera. Quello che succede quindi è che stiamo andando a ridurre la distanza del soggetto che andremo a mettere a fuoco dal nostro obiettivo. Ecco, mettiamo a fuoco sempre attorno agli occhi e scattiamo. Ecco, vedete che otteniamo un effetto molto importante, non trascurabile, che riguarda la profondità di campo. Notate che quello che c'è dietro Paolo è diventato molto più sfocato. Adesso praticamente non si riesce a distinguere nessun dettaglio dell'armadio e a fatica si intravede la pianta, se non per il fatto che è verde. Quindi dobbiamo tenere bene a mente questo importante fenomeno. Quando noi andiamo a ridurre la distanza che c'è tra la nostra fotocamera e il soggetto che stiamo mettendo a fuoco, otteniamo una profondità di campo molto molto sottile. Quindi avremo una grande sfocatura di quello che c'è davanti e dietro alla nostra distanza che abbiamo appena messo a fuoco. Viceversa, se mettessimo a fuoco oggetti o scene lontane dalla nostra fotocamera, come può succedere con un panorama, avremo una profondità di campo molto molto più grande e quindi gli oggetti contenuti al suo interno, che saranno tutti perfettamente nitidi, saranno molto 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 più numerosi. Vogliamo darvi anche oggi un po' di spunti di riflessione per farvi capire come è importante saper gestire bene la profondità di campo. Supponiamo ad esempio che voi vogliate fare una fotografia di un soggetto e che vogliate che lo spettatore non si perda a guardare altri dettagli, per esempio nello sfondo, ma vogliate che si concentri esclusivamente sul soggetto. In questo caso, per sfocare bene lo sfondo, è appunto opportuno aprire un po' di più il diaframma in modo tale da sfocare tutto il resto e lasciare a fuoco solo il soggetto. Questo prende tra l'altro il nome di bokeh ed è uno degli effetti più famosi della fotografia e a me personalmente piace moltissimo quando viene abbinato al fatto che nello sfondo si trovano delle luci come delle lampadine o altre cose di questo tipo che proprio perché vengono sfocate si trasformano un po' in bolle. Come potete vedere qua abbiamo una foto che aveva scattato Bruno un po' di tempo fa che si chiama Bubbling Bear, dove si vede distintamente questo effetto. Verrebbe da pensare che per ottenere una profondità di campo molto lunga o addirittura infinita sia necessario spingersi a chiusure estreme del diaframma. In realtà vedrete con esperienza che difficilmente avrete bisogno di andare oltre valori tipo F16. Infatti qualora voleste anche fotografare un panorama, quindi un qualche cosa che si distanzia molto da voi, per ottenere una profondità di campo infinita vi è sufficiente mettere a fuoco un po' più lontano,
chiudendo appunto il diaframma a questi valori, quindi per esempio F11, F16 o così via. Questo avviene per un motivo un po' complesso da spiegare, però per tutti i curiosi vi rimandiamo al nostro blog dove potete cercare la parola iperfocale e scoprire perché avviene questo fatto. Quello di cui abbiamo parlato in queste ultime puntate, dalla seconda ad oggi, è in gergo chiamato rapporto di reciprocità. E sta a significare che variando questi parametri di scatto voi ottenete degli effetti diversi sulla fotografia, però in termini di esposizione vi è sempre possibile ottenere lo stesso livello di esposizione cambiando gli altri due parametri, oppure anche uno solo degli altri due. Questo ha portato in fotografia alla definizione di una nuova unità di misura chiamata stop. Sentirete parlare quindi spesso di aumentare di uno stop o diminuire di uno stop l'esposizione. Però che cosa significa? Beh, rispettivamente significa raddoppiare o dimezzare la quantità di luce che usate per esporre correttamente la vostra fotografia. Vediamo con l'aiuto della fotocamera come si applicano questi concetti ai singoli parametri di scatto, quindi ISO, tempo di esposizione e apertura del diaframma. Per farlo però ci conviene tornare alla modalità M, cioè quella manuale della fotocamera reflex. Se volete vedere il livello di sovraesposizione o sottoesposizione guardando il display della fotocamera reflex, dovete tenere premuto il pulsante di scatto a mezza via e ruotare contemporaneamente la rotellina con cui di solito regolate l'apertura del diaframma o il tempo di scatto. Vi comparirà quindi un cursore che si muove verso destra o verso sinistra o che pure è centrato sullo zero. Vi ricordiamo che quando è centrato sullo zero significa che la foto verrà esposta correttamente, se invece è verso destra vuol dire che è sovraesposta, cioè state facendo entrare troppa luce, mentre se è verso sinistra vuol dire che è sottoesposta e quindi la foto verrà più buia. Però vedete che ci sono questi numerini di riferimento. Ecco, essi sono proprio correlati con gli stop. Quindi 1 significa uno stop, 2 significa due stop, come negativo, meno 1 significa meno uno stop e così via. Quindi significa che se il cursore finisce su più 1, significa che state facendo entrare il doppio della luce necessaria, cioè state sovraesponendo di uno stop. Se fosse a più 2 vorrebbe dire che state facendo entrare 4 volte la luce necessaria, se ci fosse il 3 vorrebbe dire 8 volte, cioè 2 per 2 per 2 e così via. E lo stesso vale negativo, quindi se volete sottoesporre di uno stop mandate il cursore fino a meno 1 e questo vuol dire che state facendo entrare la metà della luce necessaria. Ecco, poi vedete che in questa fotocamera ci sono anche delle tacche intermedie, questo perché le reflex moderne vi danno la possibilità di avere un controllo più fine sulla esposizione, quindi vi dà più livelli di esposizione possibili e quindi avete tanti valori in più intermedi tra le varie aperture del diaframma e tra i vari tempi di scatto, in modo tale da consentirvi di avvicinarvi al livello di esposizione più corretto. Ecco, andiamo però adesso a vedere che cosa vuol dire muoversi lungo gli stop dei vari parametri. Partiamo dall'ISO, che è un caso semplicissimo in cui se volete raddoppiare o dimezzare la luce che fate entrare vi basta moltiplicare per 2 o dividere per 2 il valore di ISO corrente. Quindi alzare di uno stop sull'ISO significa moltiplicare per 2 il valore. Se state fotografando 200 ISO e avete bisogno del doppio della luce, quindi alzare di uno stop, andate a 400. Se volete dimezzare, quindi scendere di uno stop, andate a 100. Per il tempo di scatto il discorso è sicuramente semplice, anche qua, perché intuitivamente per far entrare la metà della luce vi basta dimezzare il tempo di esposizione, così come per raddoppiarlo richiede semplicemente di raddoppiare il tempo. Quindi anche qua, se volete aumentare di uno stop sui tempi, dovete semplicemente raddoppiare il tempo di scatto. Quindi passare ad esempio da un centesimo di secondo a un cinquantesimo di secondo. Dimezzare invece significa dimezzare il tempo, quindi scendere di uno stop significa passare ad esempio da 100, da un centesimo di secondo a un duecentesimo di secondo. Per quanto riguarda il diaframma, il discorso è lievemente diverso, nel senso che non dovete dimezzare o raddoppiare il numerino che c'è vicino alla F. Questo perché diciamo, ci sono dei motivi geometrici che fanno sì che non si possa fare esattamente questo calcolo. Quindi ci aiutiamo con un grafico come questo, in cui vedete che abbiamo scelto i valori più importanti di diaframma, che ci sono sicuramente su tutte le reflex, che anche se alcuni obiettivi vi consentono di usare solo alcuni di questi valori, comunque i più importanti sono F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6 e così via. Vi basta sapere che questi diaframmi sono già
collocati in modo tale che aumentare di uno stop o diminuire di uno stop significa semplicemente passare o al valore immediatamente a sinistra o al valore immediatamente a destra rispetto a quello corrente. Quindi se volete aprire di uno stop il diaframma quando state fotografando F4, vi basterà andare a F2.8, così come se volete chiuderlo invece dovete andare da F4 a F5.6. Adesso che abbiamo visto per i singoli parametri come si fa a calcolare gli stop, vediamo qual è il motivo principale per cui vale la pena imparare queste cose. Si chiama regola della reciprocità e vediamo insieme come funziona. Pensiamo di avere la nostra fotocamera già impostata per ottenere un'esposizione corretta dell'immagine e pensiamo che questa sia una situazione paragonabile a quella di una bilancia vuota perfettamente in equilibrio con due piatti, uno che indica la sovraesposizione, l'altro che indica la sottoesposizione, e di avere a disposizione dei pesetti da caricare su questi piatti. Ecco, pensiamo che questi pesetti, anziché essere indicati in chili o in etti, siano indicati in stop. Tutti i nostri pesetti che abbiamo a disposizione sono di uno stop. Possono essere sia di ISO che di tempo di scatto che di apertura di diaframma. Quindi pensiamo per esempio di dover, per nostra scelta, aprire il diaframma di due stop perché vogliamo per esempio enfatizzare la sfocatura che c'è dietro il soggetto che stiamo mettendo a fuoco. Quindi avremo nel nostro esempio lo stesso effetto che si ottiene andando a caricare due pesetti da uno stop ciascuno sul piatto del più, quindi perché avremo una situazione di sovraesposizione, passerà più luce nel nostro obiettivo. Quindi per andare a compensare questo sbilanciamento basterà andare a caricare due pesetti dallo stesso valore, quindi di uno stop, sul piatto del meno. Questo riporterà in equilibrio la nostra bilancia, quindi torneremo ad un'esposizione corretta. Qui sta il bello della regola e del metodo della reciprocità, perché possiamo utilizzare indifferentemente un pesetto, per esempio, di tempo di scatto e uno di ISO. Quindi possiamo andare ad agire sulla sensibilità alla luce della nostra fotocamera, così come sui tempi di scatto. Ovviamente scegliere di agire su un parametro piuttosto che un altro comporterà la comparsa di diversi effetti sulla nostra foto. Quindi avremo per esempio nel caso dei tempi di scatto una foto più o meno mossa, nel caso dell'apertura del diaframma una sfocatura più o meno accentuata vicino al soggetto che abbiamo messo a fuoco, e invece nel caso di un aumento o di una diminuzione della sensibilità ISO avremo la comparsa di una maggiore grana rumorosa sulla nostra foto. Bene, anche questa puntata si è conclusa, vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a continuare a farlo anche sul nostro sito www.occhiodelfotografo.com. Ecco, e sul nostro sito trovate anche il link alla pagina Facebook dove potete anche lì interagire con noi. E vi ricordiamo che siamo anche su iTunes, nello store, cercate L'Occhio del Fotografo e trovate il nostro podcast. Vi chiediamo solamente di darci un feedback positivo qualora vi siano piaciute le nostre puntate. Grazie e alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti.